Dolciare Acquaviva è un gruppo che nasce da un progetto e dall'aggregazione di realtà imprenditoriali storiche del territorio con oltre 40 anni di esperienza. Pierluigi Acquaviva è l'amministratore delegato di Dolciare Acquaviva. Come nasce Dolciare Acquaviva e cosa produce? Tutto è iniziato nel 1979 da mio padre Mario, in un laboratorio di pasticceria in Ottaviano, in provincia di Napoli. La nostra produzione abbraccia diverse tipologie di prodotti, dalla prima colazione agli snack, poi c'è la linea pane, c'è la linea pasticceria, torte e muffin. Quindi un'ampia gamma di prodotti che si rivolgono a un target che vanno dall'Horeca alla GDO, corretto? Assolutamente sì, l'80% del nostro fatturato è fatto nel canale Horeca Food Service, l'altro 20% serviamo oltre 60 insegne della grande distribuzione. Tra i nostri clienti noi vediamo Conad, Coop, Aspiag, MD, Eurospin, Carrefour, quindi diciamo che anche lì la nostra quota di mercato ogni anno cresce sempre di più e siamo molto contenti. Quindi la qualità del Made in Italy è ancora una volta proposta ai mercati internazionali. Da diversi anni abbiamo sposato la filosofia di utilizzare materie prime eccellenti del territorio nazionale. Nei nostri impasti viene utilizzato 100% zucchero italiano. Utilizziamo esclusivamente solo uova da galline allevate a terra e non in batteria e sosteniamo sempre di più la scelta di materie prime che rispettano in modo importante l'ambiente. Voi siete anche molto attenti a mantenere un prodotto made in Italy a 360 gradi, quindi dalla materia prima ma anche dalla linea produttiva. Però avete anche scelto un partner in realtà non italiano per la laminazione e l'impasto dei vostri prodotti. Il rapporto con Rademacher nasce 4 anni fa, nel 2018, sottoscritto insieme al suo team di tecnologi e ingegneri, in funzione a quello che doveva essere il lancio di una nuova linea di prodotti, la linea Laliun, una linea totalmente tutto burro, perché in Italia le produzioni si distinguono in modo importante. Il prodotto italiano è tipicamente fatto con margarina, mentre il prodotto parlo di croissanterie surgelate, cornetti surgelati, all'estero hanno un posizionamento diverso in quanto vengono fatte con materia prima totalmente burro. Abbiamo scelto Rademacher perché era quella, ed è quella sicuramente, che ci dava maggiori garanzie in termini di qualità per il tipo di trattamento di questa materia prima nobile che è il burro, ma soprattutto ci dava anche la possibilità di avere una capacità produttiva molto molto elevata, in modo da poter avere quel rapporto prezzo-qualità e rimanere in quel grado di competitività per poter poi affrontare anche i mercati esteri dove il livello di competitività è molto molto forte. Guardando i risultati delle vendite non possiamo che essere soddisfatti di aver scelto un partner di grandissima affidabilità. Questa linea, secondo noi, ha un sistema di processo che si sposa benissimo per la lavorazione di prodotti col burro e, a differenza di altre aziende, anche straniere, ripeto, l'abbiamo ritenuta di un grado superiore e di conseguenza la scelta è ricaduta su di loro. Quindi possiamo dire che è un prodotto made in Italy, prodotto da un'azienda che pone grandissima importanza quindi alla materia prima, alla qualità e all'origine della materia prima, possibilmente che sia a chilometro zero, e che dà grandissima importanza anche alla qualità per quanto riguarda il processo. Cosa possiamo dire? Una delle prerogative che molto probabilmente hanno fatto sì che da un laboratorio di pasticceria diventasse oggi Dolciare Acquaviva tra i principali player del mercato nazionale e anche europeo è quello di aver mantenuto quella filosofia, quella concezione dell'alta pasticceria abbinandola assolutamente a un progetto e a un know-how industriale molto spinto. Un processo produttivo così importante come il vostro chiaramente si deve comunque affidare a una tecnologia che non possa abbandonarla in nessun momento e che possa assicurare anche un supporto. Dolciare Acquaviva ha sempre scelto partner molto affidabili anche per quanto riguarda i suoi processi produttivi. Su questo aspetto qui ha sempre scelto aziende riconosciute tra le prime in termini di qualità e di affidabilità, tant'è vero che in questo stabilimento che è tra i più moderni d'Europa e tra i più grandi d'Europa con una capacità produttiva di oltre 110.000 pezzi ora complessivamente sulle 4 linee produttive fa sì che il livello di know-how e di produzione in termini anche qualitativa ma anche
numerica sia altissima. La vostra è una realtà decisamente molto dinamica e lungimirante. Per quanto riguarda il futuro, quali sono? Ci sono delle sfide in particolare su cui state lavorando e che potete condividere con noi, magari in termini produttivi o di mercati? In Italia oggi siamo tra le prime 4 realtà. I nostri massimi sforzi, oltre a crescere come stiamo facendo in Italia, sicuramente la nostra attenzione è rivolta verso i mercati esteri. L'investimento che dicevo prima fatto da De Marche va in quella direzione, cioè quindi mettere a punto una gamma di prodotti oltre a quella che già abbiamo, tutto il burro, per poter affrontare i nostri principali player che sono francesi piuttosto paesi, aziende del nord Europa. È sicuramente uno degli obiettivi che ci siamo dati per i prossimi 3 anni. Come quindi avete affrontato in questi anni e come state affrontando anche quella che purtroppo oggi è la crisi energetica? La diminuzione dell'impatto ambientale, l'efficientamento energetico, piani di sostenibilità, la riduzione di emissioni di CO2 nell'atmosfera sono sicuramente temi, come dire, che il gruppo Dolciare Acquaviva già ha iniziato ad affrontare un po' di tempo fa e sono sicuramente le prossime sfide su cui insomma ci apprestiamo ad affrontare. Noi già nel 2015 abbiamo installato un primo impianto fotovoltaico da oltre 950 kW, nel 2023 molto probabilmente ne installeremo un secondo da 630 kW. Questo già ci ha permesso, soprattutto in questo momento, di essere un po' più efficienti su quello che era il consumo energetico. Il tema sostenibilità è al centro dell'attenzione del gruppo Acquaviva. Noi abbiamo cercato comunque di raccontare un'altra realtà italiana di eccellenza per quanto riguarda la produzione alimentare, però come ho sentito anche giù nei vostri laboratori, il prodotto di Dolciare Acquaviva non si può raccontare ma va assaggiato. Ringrazio quindi il dottor Pierluigi Acquaviva e Dolciare Acquaviva.